Il mio peggior incubo, quando su Instagram mi chiedete: secondo te sono maggiorenne o minorenne? E via di polsi freddi. E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dex. Ma forse stavolta mi salvo. Perché mentre sì, le dodicenni sembra che hanno 30 anni, adesso sempre più MILF di 40 anni si rifanno e sembra che ne hanno 17, più o meno. Perché oggi sarà la versione, indovina l'età, MILF Edition, dove in mezzo ci saranno anche i minorenni. Purtroppo. E ragazzi, spolliciate più non posso perché a 50.000 mi piace farò questo video insieme alla crew e soprattutto chi perderà dovrà fare una penitenza, tra cui posso perdere anch'io e quindi forse toccherà pure a me fare la penitenza. Scrivete qua sotto nei commenti che penitenza fare a chi non indovinerà la maggiorenne dalla minorenne. 50.000 mi piace, video con la crew, ma bando alle ciance e cominciamo subito con questa bellissima ragazza che per me ha tra i 25 e i 30 anni, ma sicuramente ora ne avrà 17. Ma adesso io ho detto 25, dai, diciamo 24. Non ha molte rughe, 24. Ragazzi, massimo esperto 24. 3, 2, 1. Quel colpo, l'avevo detto e sembrava giovane. Meno male che avevo detto dai 25 ai 30. Però mi sono salvato. Non sembra che hai 18 anni, bimba. Il trucco fa tanto. Noi maschi non abbiamo trucco. Non c'è trucco, niente inganno. Ok, questa è, ragazzi, proprio bambina. Cioè, sarà pure una cagna, ma per me è minorenne. Io dico 15. Vediamo. Non mi fregate più. Ma 15 anni soprattutto perché c'è quel filtro di Snapchat, eh? Se non avessi messo quel filtro, magari gliene davo 20. Prossima! E qua sono cavoli miei. Sono già arrivate le sirene? Non ho detto niente ancora! Lei è molto carina, eh? È anche molto truccata. Io dico 17, anche se potrebbe averne 16, e lì ho un problema. Signori, gioco il jolly. Se questa la incontro e non fossi fidanzato, ci proverei spudoratamente perché per me ha più di 18 anni. Scopriamo subito se vado in galera. Tra 3, 2, 1. Pronto? Sì, falso allarme. Oh, a fare sti video, a fare video con lei, ormai sono diventato veramente esperto. Al momento non mi ha fregato nessuna. Passiamo alla prossima. 24 anni, te lo dico così a bruciapelo. 29. Cazzo, ma sembrano tutte più giovani. Però sì, effettivamente me le potevo aspettare un po' di più. 29 anni, complimenti, portati benissimo. Molto truccata, molto rifatta con Photoshop, però complimenti. Questa che è Nicki Minaj. Oddio, Nicki Minaj ci avrà 30 anni. Poi io in faccia, sinceramente, Nicki Minaj non l'ho mai vista. Non so, 29. 34. Beh, portati benissimo, soprattutto nelle parti basse, tutto andrà bene. Questa è una MILF, questa è MILF per forza. Cioè, questa è mamma, ha partorito, ha allattato, ha fatto tutto quanto. 36, 36. Porco due, portati malissimo! Mamma mia! Ma dove 22? Ma cosa? Scusate, Nicki Minaj ne ha 34, guardatela in faccia. Lo so che non siete abituati a guardare faccia, di solito guardate la faccia di dietro. Ma Nicki Minaj ha 34 anni, ok? E c'ha sta faccia pulita. Questa c'ha 22 anni, guardate che faccia c'ha! Cioè, sembra una donna sfatta dal parto. E io dico 40 qua. Perché questa qua è più, sicuramente più grande di questa ragazzina dei 22 anni. Ma questa ce n'ha 40, 35. E lo vedi, stiamo là. Lei non si può vedere, te prego, no. È un mostro. Lei. Oh mio Dio, ma che cos'ha in faccia? Mi terrorizza. Io spero che abbia più di 18 anni così la possono arrestare, perché è veramente illegale con quel trucco. È una molestia, se io la vedo questa per strada mi spavento. 22 anni. 42. Vabbè, me lo dovevo aspettare, eh. Guardate che c'ha in faccia. Cioè, 3 kg di cemento Juventus Stadium in faccia questa. Non arrendiamoci. Ragazzi, non lo so, 40. No, 24. No, 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 no. Regà, con le minorenne adesso va bene, adesso ho un problema con le MILF. 32? 30! Sì. Sto migliorando. È la Madonna. Signora, è un po' come Madonna che potrebbe essere mia nonna a 50 anni ancora pecorina. Questa è una citazione. Quindi 40. 39. 39! Il king delle MILF. Se siete MILF scrivetemi in direct perché devo fare il video tra l'altro e ho paura di quel video. Chi è questa? Katy Perry? 30 anni c'ha Katy Perry, avrà 30. 32. Vabbè, ma queste sono facili, non le sto indovinando dall'età, ma perché conosco le cantanti. Taylor Swift ce la dovrebbe avere 25, 26, 27. Miley Cyrus ce n'ha altri 25.
Vabbè, ma le conosco. Ariana Grande ce n'ha 23. 24. Ma come, si chiama Ariana Grande e ha solo 24 anni? Pff, mica è grande. E con questa battuta vi ho steso. Lasciate like per non sentirle mai più. Scusate, chiedo scusa. No, abbiamo visto molte donne mature, questa ne avrà 26, 24, 21. Pian piano stiamo indovinando tutti, non mi sfuggite ragazze, signore, milfone, tardone. Siete tutte mie. Boh, 23? No, è un po' di più, 25, 26. Invece no, 20. Per una volta una che dimostra l'età che ha. Fantastico, io ho detto 26 perché dico sto sito me frega. E invece no, una che dimostra l'età che ha. Complimenti, molto difficile. No, io dico 15 qua, non voglio sapere niente. Ecco appunto, 15, 14, a posto, indovinato. Tutto bene. Vabbè, ma se vede, se vede, 13, 16, si vedeva che era minore. Ma non vedete altro. Non vedete altro, ha sviluppato, ma non vedete altro. Beh ragazzi, direi che io sono diventato un massimo esperto, ormai non vengo più fregato dalle minorenni o delle maggiorenni. Ma con le femmine è difficile, ma con i maschi? Chiediamola a Violetta, prego, dalla regia entri la concorrente Violetta! Eccomi, ciao! Tu lo sai come funziona questo gioco? Sì, per me. Se non hai sentito, sono stato massimo esperto, ho indovinato tutte le minorenni dalle maggiorenni. Però ora tu non dovrai indovinare le ragazze, ok? No. Sei una ragazza... Un po' lo dovresti sapere, ma dovrai indovinare i ragazzi. Ardua impresa. A cominciare da questo ragazzino. Sono tutti youtuber o musical star. Wow. Vedremo. Secondo me questo c'ha 15-16 anni, 13. No, te devi decidere. 14. Brava, precisa. Vabbè, come con maschi è più facile, non c'è trucco, non c'è inganno, mica è come femmine. Beh, non è detto. E questo anticipa. Questo diciamo 15. L'accendiamo? Sì. 3, 2, 1. Vabbè, dai, sono andata vicino. Cioè, lo vedete, è incredibile. Oh, questo ce l'avrà 16-17. Attenzione. Quello di prima ce l'aveva 16. Attenzione. 16, pure lui. Ah, 18. È sbagliato. Insomma. Era maggiorenne questo. Questo è un filtro. Ma questo c'è nascosto. È un filtro. E io ti insegno una cosa, Violetta. Quando ci sono i filtri di Snapchat a cane, hanno 13-14 anni. Guarda, questa te la dico io. 13 anni. Ma sì, pure secondo me 14, mazzo. 13. Massimo esperto. Ok, questo potrebbe sembrare maggiorenne. Potrebbe. Ma io dico che ne ha 17. SBAM! Vabbè, di un anno. Va a vincere. Mi spiace, Violetta, sono più massimo esperto io. Oh. Questo ce n'avrà almeno più di 18. Sì. Ce n'avrà 20. 20? Sì. 20. Sto rosicando. Questo invece non ce n'avrà due, no, scherzo, però ce n'avrà, oddio, 10, 8. 8 addirittura. Secondo me 11. 11 anche io. 14, addirittura ne davo 8. Sì, ne davo 11, 12. Questo a 30 anni sembra che ce n'ha 15. Beato lui. Oh, questo è italiano, non è maggiorenne. Questo ce l'avrà 17, 18. Un pochino in meno, questo è un mio fan. Allora 16. Ha avuto 17, mi hai distorto. Te l'ho detto che ha 17, 18. Io le capisco, sono massima esperta di uomini. Uomini, ragazzi. Non so se esistono le manette al contrario, però no. Vabbè, insomma questo c'è una 14. Oh, Violetta, hai rotto le palle, Sono proprio esperta. Questo invece no, questo sarà maggiorenne sicuramente. Quindi... 18, 19. Visto. Hai rotto, no, non è possibile. Proprio... Vabbè, Violetta, allora, aspetta, no. Ho vinto quasi tutto. Sì, ma infatti, ma perché questi sono ma questi sono ragazzi, non va bene. Allora, chi devo indovinare adesso? Ragazzi, vediamo se sei brava con le ragazze. Le ragazze è più difficile. Vai, due, solo due. Allora, questa ne ha 16. Violetta, hai sbagliato. Io te l'ho detto. Devi guardare il filtro di Snapchat. Filtro da cagna uguale 14 anni. Questa? Questa c'ha un filtro che, sì, che toglie tutti i segni del mondo. Quindi ce n'avrà 30. Ma che? Ce n'avrà ma neanche 18, ce n'avrà 17. Quindi, vedi? Ultima. Ma questa proprio non si capisce. È impossibile, c'è scritto. Questa non può essere minorenne. Perché? Secondo me è minorenne. Ce ne può avere 16. Attenzione. 19. E chi ha vinto l'ultima sfida? Insomma, me la sono cavata molto bene.
è vero. Qualcuno l'ha indovinato. Ragazzi, un like per Violetta, 50.000 like e faremo la sfida vera con tutta la Illuminati Crew. E chi perderà dovrà pagare penitenza, la più votata. Qua sotto nei commenti, quindi spoilerate più non posso, lasciate un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Trovate anche il canale e Instagram di Violetta in descrizione. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, vi mandiamo un abbraccione. Un salutone. E ci ciao gente. Ciao.